La pelle viva, carne al vento, su marciapiede cammino. In brandelli, in costanza, in compensazione. A mani e braccia che si abbandonano, in pelle malata che è, e che senza ossigeno tuttavia brucia. Medio nei fiori, limoni che soffrono l'aria, il clima continentale dell'abbandono, si sfoglia svogliata quell'erba, più intera piantagione di tabacco. Qui c'è il
verde, c'è il rosso e c'è l'oceano. E dentro poi l'oceano non c'è, ma c'è più rosso e tutte quelle altre cose che non si vedono ma ci sono. Il caldo si appoggia alla pelle e parla una lingua che non ha parole ma si capisce. Noi ci guardiamo e vediamo che respiriamo meglio quando sappiamo di esserci. Solo che queste sono cose da lasciare aperte mentre si cammina o ci si ferma un momento a riposare, perché altrimenti il caldo che ci accompagna si fa più pesante e ci distoglie dal guardare con meraviglia. Un albero strangolatore impiega più di 20 anni a prendere il posto dell'albero originario. Nella foresta sacra si possono sentire le voci dei morti e si può sentire il respiro degli alberi. Era verde anche il cielo e ogni altro lato da cui si proveniva. Nelle stazioni di sosta si offrivano benvenuti per pochi spiccioli, altrimenti servono le ali. Per andarsene da qui servono le ali. La regola è: non prendere niente, non lasciare niente. Abbiamo sentito l'abbraccio dei secoli sussurrarci all'orecchio tutti i suoni del silenzio. Si camminava tra le radici respirando cortecce, vestendo cortecce. Poi il giorno svaniva dietro l'oceano e veniva a prenderci la notte. E la notte portava fuochi e portava carezze. Veniva la notte a prenderci. E la notte portava la pace e portava altre luci. Proseguiamo con la lettura di Ada Gomez.